Ed oggi ci troviamo a Castel Fiorentino, conosciuta anche come Castello. Si tratta di un comune di circa 17.000 abitanti e situato nel territorio del comprensorio Empolese Valdelsa. Grazie alla sua vicinanza con il capoluogo fiorentino, circa 30 km, è stata spesso soprannominata la piccola Firenze. E Castello era già dal Medioevo un territorio di strada in quanto luogo di transito di pellegrini e di viandanti che dal nord Europa si dirigevano verso Roma. E il comune intende rilanciare anche il commercio all'interno del centro storico di Castel Fiorentino. Come potete vedere, le serrande sono abbassate da fin troppo tempo e che rendono più spenta la parte più alta della città. Il comune di Castel Fiorentino è stato interessato negli anni 2001-2014 da una profonda situazione di difficoltà in cui tante imprese, soprattutto manifatturiere, hanno chiuso, hanno avuto anche processi fallimentari come la più grande impresa del paese, la Shellbox, e questo ha comportato la perdita di tanti punti di riferimento, di tanti posti di lavoro del nostro tessuto. Devo dire che dal 2014 ad oggi ci sono dati migliori, ci sono dati che hanno riportato un po' di speranza, in quanto siamo cresciuti intorno al 3% dal punto di vista degli addetti e siamo cresciuti di circa 30 unità dal punto di vista delle imprese. E anche sul fronte commerciale, nonostante il turnover sia elevato, perché c'è una serie di attività che aprono e chiudono con una certa sistematicità, siamo sempre riusciti a mantenere quasi intatto, pressoché intatto, il numero delle attività commerciali del paese, un qualche significativo spostamento di attività, per esempio, dal centro storico verso punti più periferici a causa di affitti meno elevati ed altre motivazioni. E ovviamente noi ci stiamo proponendo di rilanciare dal punto di vista economico a tutti i livelli il nostro paese. Abbiamo lavorato prima di tutto sul colmare alcuni gap infrastrutturali che sono stati decisivi per questa situazione. La situazione del nostro centro commerciale, poi corrisponde al centro commerciale naturale con i suoi negozi, non è particolarmente florida. Abbiamo il giro di paese che sostanzialmente vede un numero importante di saracinesche buttate giù. Non è facile intervenire, ma i tentativi in atto devono essere comunque tutti esperiti. In particolare bisogna puntare sull'attrattività da fuori e, cosa ancora più importante, far restare i cittadini nel fine settimana in Castel Fiorentino, in modo tale che il paese sia vissuto e ci possa essere poi un effetto traino anche sulle attività commerciali. Le nostre proposte sono in particolare di implementare tutte quelle azioni volte alla, diciamo così, alle giovani generazioni, quindi in particolare studiando quelle attività sportive, ludiche all'aperto, ma anche di locali, che possano essere un incentivo affinché i ragazzi restino in paese il fine settimana e con loro anche le famiglie. Per questo il Comune ha promosso il bando La Strada dei Mestieri, tesa a incentivare la ripresa del tessuto economico, commerciale e artigianale del luogo. Per quanto riguarda il centro storico alto, che era una delle situazioni di maggiore depauperamento, che in realtà affondava le radici, questo fenomeno ancora più indietro nel corso del tempo, abbiamo cercato di reperire risorse al di fuori dei nostri bilanci, come sapete un po' come per tutti si sono ridotti nel corso degli ultimi tempi. Abbiamo trovato delle risorse soprattutto sul bando periferie emanato dal governo e quindi c'è una serie cospicua di possibilità che si aprono a seguito dell'arrivo di queste risorse, che sono state concentrate per lo più sul progetto di riqualificazione del centro alto, di cui fa parte questa misura di cui mi parlavi, che è la strada
dei mestieri e che riesce a concedere delle misure di agevolazione assolutamente significative. Si parla di 80% a fondo perduto sulla ristrutturazione dei fondi spitti per chi ha intenzione di riaprire un'attività nel centro alto del paese. Quanto beneficio potrebbe apportare l'apertura di nuovi negozi anche per lei che ha appunto un'attività come un banco? Ovviamente più giro commerciale c'è, più ne avranno anche ripercussioni e cassa di risonanza nel tempo, ovviamente medio-lungo periodo, tutte le attività. Più negozi o comunque più attività ci sono, è come detto, più gente porta gente, quindi in automatico business to business, io sono di questa idea. Ovviamente bisogna ricordarsi, aprire sì le nuove attività, però bisogna ricordarsi anche delle attività già esistenti, quindi è un buon, credo che comunque già siamo sulla strada buona, stanno facendo degli ottimi lavori. Il progetto di far rinascere le attività commerciali a Castello Alta? Non può rinascere perché non è Certaldo, non è San Gimignano, è un borgo a sé. Penso tutto quello che viene fatto sia positivo, però nello stesso tempo se non c'è la strada inutile mettere a posto la strada d'arte. Non ci credo, perché anche 30 o 40 anni fa fu messo in atto un progetto simile e poi non andò a niente, perché il paese alto purtroppo è... Noi paese alto, tutti i paesi, anche attività commerciale nei paesi bassi, non credo vadano molto bene. Oggigiorno per me va avanti questi grandi magazzini, queste vendite online. Noi ci aspettiamo anche di più, nel senso che la parte alta di Castel Fiorentino, tutti i nostri genitori sono nati nella parte alta di Castel Fiorentino, quindi era la parte dove i castellani veri hanno creato e hanno vissuto. Negli anni purtroppo è andata persa per vari motivi, devo dire che rimanendo lì il presidio del comune di Castel Fiorentino sicuramente sono riusciti a salvaguardare una parte di questa cosa. Questi soldi stanziati per la riqualificazione del centro alto possono essere interessanti, se però legati sempre alla parte commerciale del centro basso, che comunque rimane in questo momento la parte più attiva. Un punto di riferimento qui a Castel Fiorentino è lo storico Teatro del Popolo, una storia, quella dell'immobile, iniziata nel 1867 e che ha visto la sua seconda rinascita a partire dal 2003 dopo una lunga e complessa operazione di restauro. Presidente Regini, può raccontarci un po' la storia di questo storico teatro? Velocemente, è un teatro ottocentesco, è venuto, come si dice, alla luce per volontà proprio dei cittadini di Castel Fiorentino, che sono impegnati prima con una grande raccolta di fondi per la sua costruzione e poi per la sua definitiva realizzazione e poi per far partire gli altri da terra. Proprio quest'anno si è festeggiato i 150 anni, nel 2017 sono stati 150 anni del teatro e ha avuto anche le sue celebrazioni, quindi il teatro ha avuto tutta la sua prima fase di sviluppo, è stato sicuramente uno dei motori principali dello sviluppo culturale di questa cittadina. Lì hanno investito i cittadini, ci hanno investito anche le classi emergenti e dirigenti di questo paese, hanno fatto diventare questo teatro un luogo, come si dice, di eccellenza per la vita culturale e per la vita sociale di questa comunità. Poi c'è stato l'intermezzo, la guerra, la crisi, il cambio dei costumi, ovviamente, che ha determinato i problemi di questo tipo di struttura, quindi la ricerca di svolgere solo cinema, altre attività e così via, ha portato piano piano al suo decadimento. Dopo la fine della guerra il comune si è reso protagonista di un'attività importante perché questo patrimonio ritornasse pubblico. Quindi siamo venuti alla pubblicizzazione del teatro e poi alla sua rinascita, perché aveva avuto importanti rimaneggiamenti nel corso degli anni, tutti peggiorativi rispetto all'esistente,
e questo intervento invece si è concluso ormai da alcuni anni, ha portato al suo completo recupero come era originariamente questo teatro, e quindi è rinato grazie al contributo, all'intervento del comune, ha avuto possibilità di attingere anche a fondi pubblici, a propri fondi, e grazie all'intervento che come abbiamo fatto come banca diventando soci della fondazione, e quindi dando la possibilità di restaurare, completare il restauro del teatro e poi di cominciare come soci insieme a, dando vita alla fondazione Teatro del Popolo, alla promozione dell'attività e alla programmazione che viene svolta a Madugliani, che ha un grandissimo risultato sia di pubblico, di successo dal punto di vista dell'entusiasmo che si è costruito intorno a questo teatro. Non è un caso, è quasi sempre tutto esaurito. E Castel Fiorentino si batte per essere un comune sempre più sicuro. La situazione è molto difficile perché la nostra zona risente di una sostanziale scopertura per quanto riguarda le dotazioni delle forze di polizia presenti sul territorio. È un dato storico che negli ultimi anni purtroppo si è anche aggravato. Per cui non esiste una formula magica a livello locale per garantire quella sicurezza che i cittadini chiedono, però deve esserci una soluzione, una soluzione al problema della sicurezza mediante l'intervento da livelli superiori affinché a Castel Fiorentino siano assegnate quelle risorse sui parametri di cui godono anche altri comuni dello stesso calibro. Per noi la sicurezza è un elemento fondamentale, sappiamo che è un punto che nelle agende politiche sta avendo sempre più rilevanza, ma noi diciamo ci abbiamo lavorato fin dal primo momento perché è l'impegno che ci siamo presi con i castellani. Abbiamo cercato per tutto ciò che riguarda l'attività del comune di mettere a disposizione tutta quella serie di strumenti che possono aiutare il loro lavoro e possono migliorare la nostra situazione. Abbiamo dotato tutte le forze che stanno in Castel Fiorentino nel campo della sicurezza, dai carabinieri ai vigili del fuoco che adesso diciamo hanno cominciato il percorso per averla, ai vigili urbani, alla protezione civile, di nuove sedi sul territorio di Castel Fiorentino. Abbiamo un progetto che si chiama Castello Sicura e che riguarda l'implementazione del controllo di vicinato. Siamo gli unici comuni della zona, noi ed Empoli, a sperimentare questo protocollo sottoscritto con la prefettura per coinvolgere sempre di più la popolazione nel monitoraggio del territorio, nella capacità di mettere a disposizione delle forze dell'ordine. Ma diciamo così, la speranza è che si sia toccato il fondo e che dal fondo si stia tentando una risalita lenta e difficile, che può essere eventualmente facilitata ed accelerata dal completamento della strada, della variante alla SS429, senza la quale qualsiasi progetto di rilancio, soprattutto a livello di impresa e di industria, è molto difficile per Castel Fiorentino. Un paese che dopo un lungo periodo di difficoltà si sta ritrovando e colmando i gap che ha accumulato può ritornare ad essere un paese che ha dei vantaggi competitivi innegabili. Io sono convinto che è la comunità che fa la differenza. Alla fine noi amministratori cerchiamo di predisporre un quadro che sia il migliore possibile, ma la differenza la faranno i castellani, le loro imprese, le loro attività e la comunità nel suo complesso.